Questo nuovo video oggi volevo farvi dare dei consigli per chi vuole venire qua su o a Brema o comunque Germania del Nord, perché appunto insomma ci vogliono tutti. Allora, la prima cosa che in assoluto dovete assolutamente avere se volete venire qua è un dizionario. Sì, lo so, esiste Google Traduttore, ma non sempre qui prende la rete. E non dove sto io e la mia rete, proprio non prende, manco Vodafone prende a volte, quindi figuratevi. Quindi dovete sempre un dizionario di tedesco italiano, tedesco inglese, dipende come siete, e uno di inglese, quello vabbè, potete anche non averlo, però se vi scappa la parola e non avete internet, siete nella merda. Ok? Sicuramente il dizionario, esistono quelli piccoli tipo il mio che però non so dove ho messo, vabbè. Pace. Quelli piccolini o anche quelli un po' più grossi, però quelli piccolini da viaggio esistono e secondo me dovete averlo, anche perché moltissime parole che magari voi usate, magari se andate in un altro paese di Germania o in Baviera e venite quassù, qui quelle parole non esistono, quindi non, appunto non potete utilizzarle perché sono cose diverse. Quindi dizionario, prima cosa. Seconda cosa molto importante da avere è cose pesanti. Io sto registrando adesso che siamo ad agosto e io ho il maglione. Ok? Perché tutti, ah sì, qui, là, su, giù, fa caldo, fa caldo, fa caldo un corno. Semplicemente fa caldo un corno. Adesso siamo come minima a 7 gradi, massima 18. Quindi, cioè, ieri eravamo così, quindi figuratevi voi le temperature. Io ho partita con tutti gli abiti leggeri, come avete visto, ho fatto dei video haul perché appunto ho comprato tutta la roba pesante perché non ce l'avevo, cioè non ce l'avevo e stavo letteralmente morendo di freddo. Quindi portatevi roba pesante, anche se vi dicono il mito che fa 30 gradi, portatela assolutamente. Poi, terza cosa che dovete sapere è che non bisogna fidarsi del meteo, perché qui il tempo cambia ogni 5 secondi e non è come da noi in Italia che vedi le nuvole arrivare e dici pioverà, o vedi nuvole nere e dici oh, con queste nuvole piove. No, no, all'improvviso arrivano le nuvole e piove. Cioè, non è come da noi che c'è il tempo di pensare vado a prendere l'ombrello, metto dentro gli ombrelloni se lavorate in un bar, in un ristorante, queste cose qua, no. No, non c'è proprio il tempo di farlo, perché all'improvviso tutto nero tipo cartone animato e piove. Veramente, poi dicono che piove, e in realtà, cioè, non è come da noi che sbagliano un pochino, hanno sbagliato, però qui è propriamente difficile prevedere il tempo, perché adesso c'è il sole, ma tra un'ora può piovere. Quindi non è così semplice appunto dire... dire sì, c'è il sole e mi metto leggero. No, portatevi a farlo pesante dietro perché non si sa mai. Poi, quarta cosa da sapere per venire qua, portatevi tanti soldi. Sì, non dico che dovete essere spendaccioni, se non siete spendaccioni, dovete comunque portarvi un bel po' di soldi perché se venite per lavoro, comunque. Sì, poi vi daranno uno stipendio, ma a fine mese, ma all'inizio mese, dovete vivere un mese. Perché qua costa veramente tanto, qui non è come a Genova, qui costa veramente tanto vivere. Anche per quanto riguarda la spesa, per quanto riguarda anche, come si chiama, il mangiare fuori, quelle cose lì. Sì, ok, ci sono i cibi precotti, sì, ok, come dire, ci sono i fast food, ma vivere nei fast food sinceramente a me fa un po' schifo, semplicemente mi fa schifo anche il McDonald's a me, quindi figuratevi, io non vado a mangiare il McDonald's a meno che non in estremi casi di necessità non lo faccio, perché mi fa schifo semplicemente. Quindi parte con l'idea di portarvi tanti soldi veramente, perché si spende, per fare la spesa si spende tantissimo. Se volete anche solo uscire un po' a divertirvi, i biglietti dei mezzi costano tantissimo, tipo 100 minuti viene 2,90 euro, 2 euro e qualcosa, cioè non come da noi che è 1,50 euro e ci lamentiamo di 1,50 euro noi. Poi altra cosa,
I musei costano veramente tantissimo, che i musei, poi vi parlerò anche dei musei, di quelli che sono riuscita a visitare, più o meno, più o meno. Quindi costa veramente tanto, ad esempio il museo che sono andata a visitare l'ultima volta costava 16 euro l'entrata, una persona, e non c'è la possibilità di sconto. Quindi, ecco. Quinta cosa molto importante che mi viene in mente adesso, perché io adesso devo andare a lavorare, quindi se non scappo mi uccido il mio capo. Informarsi veramente, se venite qua per lavorare, informarsi veramente bene. Adesso io forse farò un video sul se venite a lavorare a Brema, più o meno su come funziona. Ok, così avete le linee generali, se avete mai voglia di dire vieni qua da lavorare su, vi do le linee generali e poi vediamo se riesco comunque a spiegarmi. Comunque, questi erano i miei 5 consigli. Informatevi bene sul sito dell'Unione Europea, che se riesco ve la lascio qua sotto una scheda di informazioni. E informarsi veramente, veramente, veramente bene su tutto quello che bisogna fare, perché è veramente un casino. Ecco, anche un'altra cosa, un sesto consiglio piccolino: se sapete pochino pochino la lingua, vi aiuta veramente tanto. E anche se non sapete, sapete l'inglese, sapete disbelinarvi, non so se dice in italiano disbelinarvi o se solo genovese, nella lingua inglese comunque riuscite più o meno a capire quello che vi dicono e a farsi capire, è una cosa che vi aiuta veramente tantissimo. Cioè io l'ho notato anche con i clienti, a volte mi chiedono delle cose in tedesco, io non le capisco, io lo dico in inglese e loro mi rispondono in inglese, cioè sono veramente gentili da questo punto di vista. Quindi se voi sapete un pochino l'inglese, questo aiuterà un casino, veramente un casino, perché italiano quindi non lo parla nessuno. Comunque è tutto ragazzi, spero che questi consigli vi siano piaciuti, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, se avete domande...